8 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a svariate truffe ai danni dello Stato. I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore insieme agli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ai provvedimenti del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale procura. L'accusa è quella di aver costituito numerose aziende fittizie con lo scopo di conseguire indebite erogazioni previdenziali dall'INPS. Tra i destinatari del provvedimento, un funzionario pubblico indagato anche per corruzione, rivelazione di segreti d'ufficio e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Indagati e sospesi dal servizio per un anno, altri due funzionari. Oltre ai provvedimenti di custodia, le forze dell'ordine hanno anche eseguito sequestri di denaro, beni mobili e immobili per una cifra complessiva di 37 milioni di euro.